Salve a tutti e benvenuti su Play with Android. Oggi vi voglio parlare del Wiko Rainbow, un cellulare di fascia medio-bassa che ultimamente stiamo vedendo più spesso su internet. Anche perché questa ditta, essendo un marchio francese, non era mai sbarcata in Italia ed ora che è arrivata qui in Italia si sta facendo sentire molto spesso. Perché si fa sentire spesso? Perché questo cellulare, tra l'altro parlo del Rainbow perché io ho acquistato questo qui e posso recensire solo questo, ma vi garantisco che la Wiko ha fatto tanti altri cellulari di fascia alta e di fascia ancora più bassa di questa. Però perché recensisco questo e perché ho comprato questo cellulare? Perché in base alle caratteristiche che aveva, mi meravigliava molto, cioè nel senso che non credevo che un cellulare da 149 euro potesse avere un processore, una fotocamera, una batteria, un design, tutte queste cose che maggiormente noi ricerchiamo in uno smartphone. Andiamo più nel dettaglio. Questa è la scatola del Wiko. La apriamo e vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Allora, questo qua è un 5 pollici, quindi come notate è anche abbastanza grande come cellulare. Questo qua lo apro un attimo, devo togliere, ecco qua, in modo che vi faccio vedere tutta la confezione come si presenta. I colori ce ne sono 7. Io ho preso questo qua turchese perché comunque mi ero un po' scocciato del solito cellulare bianco, del solito cellulare nero oppure il grigio, magari in colore più esaltante. E ogni giorno vederlo è sempre meglio dei colori monotoni. La Wiko, questo qua lo fa anche nero, bianco, corallo, turchese che è questo qui, fucsia, giallo e viola. Quindi diciamo che copre anche una vasta gamma di scelte sia femminili che maschili. Allora, questa è la confezione. Togliamo questo. Questa è la batteria da 2000 mAh, quindi ha un'autonomia molto vasta, poi ne parleremo dopo, visto che l'ho usato già da un mese, quindi me ne posso parlare tranquillamente proprio senza problemi. Qua ci ho inserito io la micro SIM, anche se è un dual SIM normali, però non queste qua di ultima generazione. Nel frattempo avvio l'accensione. Questo è il cavo USB per l'alimentatore, solito micro USB, e l'aggancio USB che va nella presa. E lo mettiamo da parte. Gli auricolari, anche con il comando, e poi il libretto, un mini libretto illustrativo, anche se alla fine, diciamoci la verità, non servono mai a nulla. Ok, questa era la confezione, la mettiamo da parte. Eccolo qua. Allora, arriviamo subito al dunque. Questo smartphone pesa all'incirca 165 grammi, quindi per essere un 5 pollici non è assolutamente pesante. Aggiusto un attimo la risoluzione che voglio, ecco qua, non vorrei, perfetto. Allora, abbiamo partiamo dalle misure. Questo qua misura 74x146x9,3 mm, quindi diciamo io che ho una mano piccola, alla fine si mantiene bene il telefono, non è troppo esagerato, diciamo, anche se comunque è un 5 pollici molto ristretto nei bordi. E la fotocamera anteriore è da 8 megapixel, mentre quella la posteriore è da 2 megapixel. C'ha il flash LED, dual SIM, già ne abbiamo parlato. E lo schermo, sì, parliamo dello schermo. Allora, lo schermo in TFT con tecnologia IPS, 5 pollici HD full, quindi stiamo parlando di una risoluzione 1280x720,
293 ppi, e questo vuol dire che i pixel non dovrebbero proprio vedersi. Faccio la solita inquadratura dei pixel, anche se ovviamente è difficilissimo mettere a fuoco. Vabbè, penso si vede già da qui. Ok, ritorniamo in noi. Ok, quindi cosa dicevo? Lo schermo è molto, molto bello, molto luminoso. Tra l'altro c'è anche la luminosità automatica, anche se nessuno quasi la usa perché consuma molto batteria. Vabbè, togliamo un attimo le notifiche. Andiamo subito a provare il test di AnTuTu, come facciamo di solito. Allora, anche perché avendo il test di AnTuTu, molti di voi si possono fare le loro idee. Va bene, questa già era stata calcolata ed è 16.903, quindi è un punteggio che per un cellulare che costa 149 euro, ripeto, questo punteggio non lo si vede da nessuna parte, a meno che non compri un cellulare cinese che magari non lo paghi nemmeno 150 euro, lo paghi sempre qualcosina in più. Però comunque rifacciamo partire il test perché è sempre comunque utile far vedere a tutti quanti il processo del benchmark. Quindi, arrivato a questo punto, io direi anche di farvi sapere che, tra l'altro, avendo avuto questo cellulare da un mese, ho potuto testare, e io che sono un gran fan dei giochi Android e anche altre ditte, però comunque in particolare stiamo parlando di un Android, quindi c'ho tantissimi giochi installati, tra cui sempre i migliori della classifica. Quindi parliamo di giochi pesanti, di giochi con grafica altamente definita, che poi tra poco vi farò anche vedere l'installazione fatta di Real Racing. Ascoltate bene, Real Racing, cellulari come l'S4 hanno avuto problemi, cellulari da 700 euro. Qua stiamo parlando con un telefono da 150 euro che mette a KO un Samsung o un'altra marca, che è meglio non fare nomi, meglio non iniziare a fare le rivalità tra le ditte e cose varie. Nel frattempo posso parlarvi che del processore. Allora, qua stiamo parlando di un quad-core da 1,3 GHz, un Cortex A7, quindi un MediaTek. Memoria interna da 4 GB, espandibile sempre con la micro SD fino a 32 GB, anche se la memoria interna e la memoria SD, diciamo, sono praticamente uguali per questo cellulare, nel senso che di solito sulla SD si mette soltanto le immagini fotografiche, i video e, diciamo, altri file che però non comprendono le applicazioni. Qui invece sulla SD vanno anche le applicazioni come i giochi. E quindi stiamo parlando che se io scarico 2-3 giochi da 4 GB non mi intacca la memoria interna del cellulare e quindi posso benissimo spostarla sulla SD. In dotazione ci sta Android Esce con 4.2.2, quindi Jolly Bean. La RAM da 1 giga, che purtroppo 1 giga è sempre molto limitato, anche se oggi si portano, diciamo che si sono molto più aggiornati quella a 2 giga, però non fa niente, non è un problema, è sempre un cellulare di fascia bassa medio e quindi non possiamo assolutamente lamentarci. E vabbè, aspettiamo che finisce questo benchmark. Anche se questa è la prima volta che lo faccio partire, sul Qbot One feci solo diciamo il totale del test di quello che effettivamente poi era il risultato. Stavolta, vabbè, abbiamo fatto una cosa in più. Come il Qbot One che già abbiamo recensito nel vecchio video, io questo qua ve lo consiglio ancora di più del Qbot One, anche perché questo qua ha 2 anni. Il Wiko Rainbow ha 2 anni di garanzia, tra cui una offerta dalla ditta e una dalla ditta in cui la compriamo, quindi nel mio caso da Expert.
Allora, questa è la classifica, vabbè, generale. Rainbow si classifica sotto l'S3, anche se a parere mio l'S3 non ha proprio nulla a che vedere con questo cellulare, però vabbè, non fa niente. Andiamo indietro e il risultato totale, sì, rate 5 stelle. No, torna indietro. Ecco qua. 16.549, vabbè, sarà diminuito un po' perché l'applicazione che ho installato, vabbè, c'è un caos su questo cellulare. Poi dopo vedremo. Allora, voglio metterlo un po' più vicino in modo che vi voglio far vedere le altre caratteristiche che magari non so se ho saltato, se non ho detto. Allora, brand Wiko va bene, modello Rainbow 422, MediaTek 6582, risoluzione 720x1280, fotocamera 8.3 megapixel, fotografie a 3840x 2160, quindi stiamo parlando di alta risoluzione. Va bene, l'IMEI, RAM da 966 MB, disponibile 375, system da 2.53 GB, vabbè, più la roba che c'è installata, in totale c'è 7.4 GB di spazio. La CPU, va bene, Quad Core MT6582, come abbiamo già detto, 1.3 GHz. Display 720x1280, densità 320. Ah, non sono 293 ppi, sono 320, quindi ancora di più. Fotocamera abbiamo già detto. Batteria 94%, temperatura, versione di Android va bene, NFC. Wi-Fi, vabbè, tutte queste cose qua, sensori, prossimità, ce li ha. Quindi state tranquilli, è un telefono molto molto completo. Ok, usciamo da qui e possiamo proseguire con il resto. Ok, andiamo su internet, Chrome, nuova scheda, facciamo TheVerge.com. Non la versione mobile, ma quella desktop. Ecco qua. Allora, la tastiera, come abbiamo già detto, non sbaglia quasi mai. Anzi, non lo sbaglia mai perché devo dire le bugie. E questo è il sito TheVerge, caricato abbastanza veloce, ma sta ancora cercando di caricare le ultime immagini. Però comunque la velocità dell'apertura del sito era abbastanza veloce. Pinch out, pinch in. Com'è brutto la nomina che hanno dato a questo modo di aprire, di ingrandire, di zoomare, come volete dire. Pinch out, pinch out. Ormai non esistono più termini. Comunque, questa è la connessione internet e le aperture delle pagine, quindi possiamo anche farvi vedere quanto riesce a zoomare, quanto riesce a spostarsi liberamente, diciamo, sul sito, anche quando dobbiamo magari cliccare sull'informazione di nostro interesse, in quanto tempo apre l'altra pagina. Vabbè, penso che comunque possa bastare, anche perché comunque è abbastanza veloce a caricare le immagini, tutte le foto e queste cose qui. Voglio farvi ascoltare. Anzi, no, voglio farvi vedere un video. Vediamo un video. Allora, facciamo trailer HD. Che cosa ci sta? Transformers 4. Sì, vai, mettiamo Transformers 4. Allora, lo capovolgiamo in modo che facciamo schermo full. Alziamo il volume massimo. Non so se c'è già HD, ma penso di sì per quello che si vede. Passiamo un po' avanti, muoviamoci nel video.
rule about messing with people from Texas. Ok. Ah, è la parte più bella, non la togliamo. Vabbè, togliamo, può bastare. Da quello che avete visto, l'audio è molto alto, il video non si blocca assolutamente, siamo in una visualizzazione su internet, quindi streaming, carica molto veloce, non dà assolutamente problemi, quindi perché vedo la luminosità bassa? Vabbè, sarà l'effetto mio. Comunque, tutto ok per quanto riguarda i video. Andiamo a vedere l'audio. Musica, prendiamo un brano. Non ho detto che brano è. Ok. Direi anche abbastanza alto. O meglio, nella media. Questo era l'audio. Proviamo a fare una chiamata. Chiamiamo il 155. Mettiamo il viva voce. Plop. Il servizio clienti Wing Infostrada le dà il benvenuto e le ricorda che la chiamata è gratuita solo per... L'audio si sente benissimo e vi posso assicurare che anche l'altra persona ci sente altrettanto, anche perché ho avuto modo, come già vi ho detto, di provare e testarlo. Proviamo a fare una fotografia per vedere un po' la macchina fotografica come si comporta. Ecco qua, mettiamo risoluzione, possiamo anche zoomare. Abbiamo uno zoom per 4, quindi anche abbastanza pulito nella foto. Questa è la zoom. La tastiera, proviamo la tastiera, proviamo la tastiera. Bla 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 bla. Facciamo un esempio. Allora, ciao Stefano, come stai? Vabbè, ciao, ho sbagliato un po'. Dove sta la B e la S, che sarebbe ciao Stefano. Vabbè, comunque molto reattivo. Beh, ovviamente posso sbagliare, quindi mettiamo il telefono qua. Che cosa c'è rimasto? Ah, Real Racing. Mettiamo il gioco, voi appassionati di gaming Android, che volete installare su questi telefoni tutto e di più. Ecco, per esempio, vi faccio vedere la mia cartella giochi. No, non ho fatto partire questo gioco, non lo voglio far partire. Sbagliato, scusatemi. Vediamo un attimo tutte le applicazioni, che ce ne sono una marea. Allora, cartella giochi. Ecco, io ne ho installati tantissimi e faccio partire Real Racing. Non so, non avevo cliccato bene. Faccio partire Real Racing e vediamo un po' come va questo gioco. Che ovviamente dobbiamo spendere i soldi, spendiamoli bene. Ecco qua Real Racing. Basta un po' l'audio. Ok. Va bene, sì. Io non entro da parecchio, quindi non mi ricordo nemmeno come si gioca, dico la verità. Proviamo a fare un giro giusto per capire e per far capire anche agli altri che non lo conoscono che tipo di gioco è. Novità di aggiornamenti, vabbè, non ci interessa. Come devo fare per togliere? Devo fare continua. Ok. Gara sfida torneo. Dai, provo un attimo una sfida, giusto? Alla fine io solo le prestazioni voglio far vedere, quindi allora nuovo, penso che questo. No, quello è download. Che sto facendo? Un attimo, mi devo concentrare. Allora, selezione evento. No, non ci interessa. Classifica torneo, non ci interessa. Allora, voglio fare una gara come devo fare. Concluso. Sfida torneo. No, penso...
Voglio fare una corsa. Oh, voglio fare una corsa. Vabbè, facciamo una cosa che già ho fatto, vai. Sta qua. Sì, gara, vai. Non sto vedendo niente. Ok. Già potete notare che nel menu del gioco è già è fluido, quindi vi rimango un po' stupiti da questo giocattolino. Grafica alto medio, quindi non stiamo proprio facendo eccezione di nulla. Ok. Come vedete già, se la ghicchia nella fase proprio, diciamo, dove ci sono 3.954.000 milioni di macchine, è una cosa normale, anche se comunque potete vedere benissimo che il lag che c'è è estremamente minimo. Quindi stiamo parlando di uno dei migliori, se non il miglior gioco con grafica 3D, e quindi questo gioco, già quando lo installate, ci sono alcuni dispositivi che proprio non lo fa neanche installare. Se lo fate partire è un miracolo, ma se funziona come questo cellulare che sta facendo girare questo gioco in modo egregio, direi che il risultato alla fine è eccellente. Ok, posso spegnere, posso toglierlo e possiamo continuare con la nostra recensione, anche se alla fine voglio parlarvi solo di un ultimo questa luce non mi piace proprio, non c'è proprio luce, di un'ultima cosa che fa questo cellulare che nessuno c'ha al di fuori di quelli là proprio di cellulari di gamma alta, e voglio parlarvi di questa opzione che sta nelle impostazioni e si chiama la Smart Gesture. Che cos'è la Smart Gesture? È un sistema, oppure sono vari sistemi, sono che giocano sui sensori, nel senso che per esempio c'è lo sblocco via il sensore. In pratica, quando noi chiudiamo il telefono e lo riaccendiamo, noi passando la mano lo sblocchiamo. E ci sono tanti altri tipi di gesture, che come questo qua che vi ho fatto vedere, che possono essere attivati e disattivati a seconda della nostra diciamo esigenza. Tra l'altro ci sono anche le informazioni come funzionano queste gesture, come si attivano, perché, eccetera. Quindi diciamo che in pratica è una cosa in più che ha fatto la Wiko e che nessuno finora aveva offerto su cellulari di bassa gamma. Ragazzi, penso che questa recensione abbia detto tutto. Io lo consiglio vivamente, perché comunque è ormai diventato il mio telefono proprio fisso, e non ho voluto comprare un HTC One, non ho voluto comprare altri, un tipo un S5, ma non perché siano questo sia migliore, non è migliore ovviamente, è solo che comunque spendere 140 euro oggi come oggi per un cellulare che ti dà delle prestazioni molto valide ne vale veramente la pena. Ciao a tutti da Playing with Android.